dovesse piacerti il video, metti un bel like. Benvenuti a questo match da parte di Piero Gibardo. Speriamo che la gara possa regalarci 90 minuti di calcio spettacolo. Coinvolgo subito Stefano Nava. Tutti ci aspettiamo un match scoppiettante, possibilmente con dei gol. Speriamo di non rimanere delusi. Questa è la formazione iniziale del Paris Saint-Germain. Per questa sfida adottano una variante più offensiva del classico 4-5-1, con due centrocampisti in grado di trasformarsi in attaccanti aggiunti sul ribaltamento. A loro l'allenatore avrà chiesto di spingere per dare manforte all'unica punta schierata oggi in campo. Vediamo l'11 di partenza del Borussia Dortmund. 4-5-1 per loro oggi, modulo sulla carta equilibrato con un solo... Di Maria! Palla che finisce all'arco. Colpito malissimo. Piszczek. Aubameyang. Occhio all'avanzata del Dortmund. Aurier. Matuidi. Thiago Silva. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Occhio al suo movimento. Arbitro che ferma il gioco. Rode. Interrompono bene l'azione. Dembélé. Arriva dunque il provvedimento disciplinare per questo fallo. L'arbitro non vuole lasciarsi sfuggire il match di mano nei minuti iniziali. Questa ammonizione condizionerà inevitabilmente la sua gara. Rimediare un giallo dopo pochi minuti non è certo il massimo. Di Maria. Punta l'area. Ottimo il tocco. Pastore! Colpo di testa sul fondo. Era un'ottima opportunità questa, non l'ha saputa sfruttare. Rode. C'è il lancio sulla fascia. David Luiz. E il pallone se ne va via. C'è spazio per andare. Salta l'uomo, attenzione. Difesa in difficoltà. Aubameyang. Palla che finisce fuori. Piszczek. Occhio al traversone. La allontana di pugno. Palla di nuovo in faro laterale. Piszczek. Difensore fa suo il pallone. E ci sarà un'altra rimessa laterale. Pallone che è uscito, sarà rimessa dal fondo. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Pallone recuperato. Ottima chiusura difensiva. Kurzawa. Pastore. Ci sono metri a disposizione. Cercano di aprire la difesa avversaria. Ha perso il pallone. Götze. Aubameyang. Passaggio perfetto. Il contrasto deciso di Matuidi. C'è il triangolo. Pastore.
Contrasto riuscito, palla che rotola via. Guadagna metri. C'è la rimessa con le mani. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Si avvicina all'area. Di Maria. Gran tiro, grande parata, che riflesso. Si riparte con il corner per il Paris Saint-Germain. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. C'è un buon anticipo. Götze. Castro. Guadagna metri verso l'area. Buono il tocco dentro. Punizione, da lì possono chiaramente essere pericolosi. Battuta, si dispera giustamente, ma deve essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno altre. Disperarsi è inutile, Pier. Kurzawa. E si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 45. E le squadre vanno dunque negli spogliatoi con il risultato di Parigi. C'è il cambio per il Paris Saint-Germain. Occhio al suo movimento. Grande recupero, attenzione! Si riparte con la punizione per il Paris Saint-Germain. Ha provato a sorprendere il portiere dalla distanza, ne è uscita fuori una conclusione però inguardabile. Ma doveva passarla, da lì è quasi impossibile segnare. Palla schizza via dopo il contrasto. Paris Saint-Germain prova a spingersi in avanti. Thiago Motta. Royce. Recupero di David Luiz. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pierre. Cercano il buco nella difesa avversaria. Tocco intelligente. Può essere Cavani. E adesso sono in vantaggio. Portiere decisamente fuori posizione in questa circostanza, grandi responsabilità su questo gol. Sono d'accordo, Pietro, è concesso una gita fuori porta, un picnic, è stata cara alla sua squadra. Motta. I padroni di casa si preparano al campo. Eh sì, Pietro, vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Conquistano una buona punizione da posizione interessante. E viene dunque inserito fra i cattivi, cartellino giallo per lui. Speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte, altrimenti è fuori. Non si fa sorprendere. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Buon possesso palla, caccia di spazi. Si riparte con la punizione per il Paris Saint-Germain. Ottima la chiusura difensiva. Lo ferma ma non controlla. Punta l'area. Royce.
Brutto fallo del giocatore del Dortmund, vediamo se c'è il cartellino. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario, non il pallone. Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Matuidi. Un'ottima serie di passaggi. Krikoviak, incredibile, pallone che ha colpito il palo ed è uscito. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Si avvicina all'area. Krikoviak. Attenzione al tiro. Occhio al cross. Cross impreciso. Royce. Occhio, cerca l'area di rigore. Attentissimo, situazione che era complicata. Chiude bene il triangolo. Chiesa. Perde palla. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Krikoviak. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Colpisce di testa. Un super gol di Cavani e il Matador. E con questo porta il suo bottino personale a 2 gol oggi. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Pastore. Tocco orizzontale. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Royce. Occhio all'avanzata del Dortmund. C'è Aubameyang. Accorciano le distanze. Ce ne vuole un'altra adesso, ovviamente, per pareggiare. Il punteggio adesso è di 2-1. Thiago Silva. Grande atmosfera adesso sugli spalti, momento chiave della gara per modificare le sorti del match. Risultato in bilico, un eventuale gol adesso potrebbe rivelarsi decisivo visto che manca ormai poco alla fine. I compagni si fanno vedere. Fanno girare benissimo il pallone. Matuidi. Cavani. Buona la trama. Cavani! Vogliono sfruttare questa opportunità per chiudere la gara. Attenzione, pericolo! È stato molto bravo qui il difensore che ha risolto una situazione complicata. Guadagna metri verso l'area. Cavani. Occhio al tiro! Buona la parata impresa da parte del portiere. Finisce qui dunque vittoria per il Paris Saint-Germain. Escono dunque sconfitti da questa amichevole. Sì, e l'allenatore certo raccoglierà preziose indicazioni da questa partita. Chiedo a Stefano una valutazione sul Matador. Ti è piaciuto oggi Cavani? Ha trascinato, successo la sua...